Assolutamente orgogliosissimo di essergli stato vicino dal primo momento, anche quando ci fu il primo interrogatorio alla Guardia di Finanza. Lo ripeto, l'ho già detto prima, in quella circostanza addirittura formazioni di caratura nazionale come Casa Pound, Forza Nuova chiesero le dimissioni perché dicevano che il Presidente della Commissione Antindrangheta non poteva accompagnare un indagato. Se c'è una cosa che mi inorgoglisce come Presidente della Commissione Antindrangheta è quello di essere stato vicino ad uno dei più belli esempi di antimafia praticata e non parlata. Proprio l'altro giorno a tavolo a Roma con tutti i presidenti di Commissione Antimafia d'Italia abbiamo discusso della lotta al caporalato. Mimmo Lucano è l'espressione la migliore proprio di lotta concreta al caporalato. Non è solo un fatto di integrazione, di solidarietà, di valori umani, ma di misure concrete. Il modello Riace è la migliore risposta allo sfruttamento della mafia nei confronti della manovalanza extracomunitaria e clandestina. Benvenga il modello Riace, forza Mimmo Riace, quindi con orgoglio ancora vicino a lui. Meraviglia, poi me lo faccia dire, non vorrei creare un problema istituzionale, uno scontro, ma meraviglia che si sia addirittura chiesto la misura cautelare massima, quella del carcere nel territorio della Locride. Voler arrestare Mimmo Lucano è un brutto colpo veramente a quelle che la lotta alla mafia praticata e non solo parlata. Mi dispiace arrivare a questo. Meno male che l'autorità giudiziaria, che il GIP di Locri, sebbene non è condivisibile neanche la misura degli arresti domiciliari, ma almeno con misura abbia mitigato quella severità della richiesta della procura, che ancora oggi non so spiegarmi sinceramente. Ciao, diranno che bestio, e questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 questo è il fiore del